Bentornati a Tutto Campo con il Caffè Amaranto che ci ospita anche questa settimana. Buonasera ad Agostino Iacobelli. Salve, buonasera a voi. E Agostino, insomma, davvero un pareggio come un po' tutti abbiamo rilevato, lo stesso dal canto che dopo sentiremo, un pareggio a Siena in questo derby che vale probabilmente una vittoria, perché l'Arezzo ha finito in 9, gli era già capitato due stagioni fa a Livorno all'Armando Picchi, dove l'Arezzo riuscì a prendere l'1-1 chiudendo in 9. Stavolta addirittura ha riuscito a superare anche il calcio di rigore che ha parato Pelagotti, quindi insomma direi che può essere considerato una vittoria. Sì, dai, alla fine sì, anche perché io te l'ho detto, questa è una squadra che l'altra settimana ti facevo l'esempio di Brunori che al 95esimo è andato a pigliare una palla per rimettere in mezzo. È una squadra giovane però che ha carattere, è determinata, anche se a volte non bisogna andare oltre, però pareggiare così in 9 in un derby equivale sia a una vittoria. È una squadra questa che farà fatica a far gol. Allora, ieri, come ha detto Dal Canto e dopo lo sentiremo, è stata, diciamo, più che altro un'esercitazione difensiva per 60 minuti quella che l'Arezzo ha fatto, quindi un ottimo allenamento difensivo per non aver subito gol. Però quindi una squadra che magari fa fatica a farli, però è altrettanto vero che è faticosissimo far gol all'Arezzo, perché ha preso un solo gol finora, che è stata una carambola su Pelagatti contro la Zaghena. Sì, è una squadra, lui lavora molto sulla fase difensiva, sono andati degli allenamenti, poi ti ho detto c'ha Pelagatti che secondo me in C è sprecato, perché ha fatto bene negli ultimi anni a Cittadella in Serie B, poi c'è sto ragazzino Pinto che sta facendo molto bene, però la mano dell'allenatore nella fase difensiva si vede, quindi si fa fatica a farle, anche perché ieri si è giocato senza punti alla fine, perché giocare con Belloni e Cutolo non è facile, non hanno neanche fisicità, quindi si fa fatica sì, però nella fase difensiva molto bene. Ecco, e appunto ho detto questo, che è stata un po' la sorpresa dell'inizio di formazione, perché tutta la settimana ci siamo chiesti se avrebbe giocato Perzano, che aveva regalato il gol vittoria contro la Zaghena, o se invece ci sarebbe stata la conferma di Brunori. Nessuno dei due, perché rientrava Belloni dalla squalifica, però non si pensava che Belloni rientrasse, ma da sostanzialmente schierato in un ruolo che non sarebbe il suo, no? Ma secondo me avrà avuto i suoi motivi, io adesso non è che so esattamente, forse voleva andare più sulla questione tecnica di velocità che sulla fisicità, però se Dal Canto l'ha fatto avrà avuto le sue buone ragioni, anche se Belloni soprattutto non ha determinate caratteristiche di punto, però avrà fatto tutte le sue disamine per bene, perché se ha giocato così voleva forse avere un po' più di qualità sulle tecniche e meno fisicità. Ecco, adesso stiamo vedendo le due formazioni che sono state schierate, le due allenatori. Il Siena che in due partite non è riuscito a segnare, perché due partite interne peraltro a Franchi, 0-0 col Pontedera, 0-0 con l'Arezzo. Quanto potrebbe esserci di questa pausa forzata, che per un gruppo che magari a un certo punto pensava di essere in Serie B, che trovarsi in C e rientrare in campionato quando era già iniziato, credo che questa sia stata un po' una difficoltà, oppure no? Ma ne avevamo già parlato, Fabio, di questa cosa qui. Tu al calciatore puoi fargli fare tutte le amichevoli che vuoi, tutte le partite che vuoi, ma quando manca il risultato, che devi vincere per forza oppure di fare risultato per forza, cambia tutto, le motivazioni, il fatto nervoso. Quindi il Siena secondo me sta pagando questo scotto qui, anche se anche loro, sì è vero, davanti sono un po' leggerini, perché anche Aramu, che è un buon giocatore tecnico, però anche lui non è proprio una punta vera. A Torino giocava da trequartista, quindi anche loro hanno bisogno di un attaccante da gol. E poi questa è la vecchia diatriba della squadra in inferiorità numerica, perché in certi casi sembra qualche anche tuo illustre collega che ci ha abbandonato, però sosteneva quasi che era meglio giocare in 10 che in 11, ma qui in 9 è un po' troppo, no? Però a volte guarda che ci sono tante partite in cui paradossalmente diventa un vantaggio, perché la squadra si compatta, chi deve attaccare non trova spazi e quindi è sempre più difficile fare gol. Ma io ti dico l'opposto, secondo me molte volte è la squadra avversaria che credendo di in inferiorità numerica abbassa un po' l'intensità, perché tu è normale che tu, avendo uomini in meno, devi correre per forza, il campo si allarga, con due persone in mezzo il campo si allarga, mentre gli altri è il contrario,
pensando che tu sei uno o due in meno, fanno una corsa in meno, invece ecco dove c'è la... Però te l'ho detto, la fase difensiva dell'Arezzo anche in 9 è stata fatta bene. Alla fine poi l'Arezzo non ha neanche provato più neanche a fare un giro palle a giocare, perché non avendo nessun punto di riferimento ha pensato solo a difendersi e l'ha fatto benissimo. Peccato non avere la controprova di come sarebbe andata invece in 11 contro 11, perché qualche spazio l'Arezzo nel primo tempo, sì, finché c'era la parità numerica, l'aveva trovato. Sì, sì, era tutta un'altra partita, dai, la realtà è questa. Poi dopo con i due errori dei ragazzotti la partita non c'è stata più partita, perché poi te lo dicevo, l'Arezzo non ha neanche pensato più a giocare o a fare un po' di possesso palla, perché ha pensato solo a difendersi, a difenderlo 0-0. E dopo parleremo dei due episodi che hanno costretto l'Arezzo alla doppia inferiorità numerica e anche al calcio di rigore. È un campionato questo che, adesso che sono entrate alcune, perché manca l'Entella, però è entrata la Provercelli, è entrato il Novara, e già è cambiata un po' l'equilibrio, no? Penso proprio di sì. Io te lo dissi, se c'era l'Entella, per me era quasi, il primo posto era quasi fatta, ma io sono convinto che l'Entella, beati loro, andranno su. Però col Novara e queste squadre qui, con la Provercelli, è tutto un altro campionato, perché sono squadre, come dicevi anche del Siena, costruite per, principalmente pensavano di fare la B, poi hanno dovuto cambiare tutto, ma queste sono squadre forti, sono piazze poi abituate a lottare. Negli ultimi anni sia il Novara che la Provercelli ha fatto B, hanno vinto i campionati della Lega Pro, quindi sono abituati a fare campionati di vertici, e secondo me da ora in poi cambierà tutto. Allora, adesso sentiamo l'intervista ai due allenatori, a Dalcanto e poi a Mignani del Siena. Quando si gioca in inferiorità numerica il pericolo c'è sempre, quando è doppia è ancora peggio, quando si subisce un rigore è tre volte peggio. Abbiamo scampate tutte e tre, quindi portiamo a casa un risultato estremamente favorevole. Noi, come avessimo fatto una vittoria clamorosa in trasferta oggi, ci teniamo il bicchiere mezzo pieno, perché la prestazione dei ragazzi sotto il profilo del temperamento e della voglia di non far gol agli altri è stata eccezionale. Dobbiamo fare meglio sulla gestione degli episodi, perché abbiamo commesso una leggerezza grave con Basit, seconda espulsione sul fallo di rigore nella foga dell'uno in meno ci può pure stare, quella di Basit no, perché a uno al di là dell'età non gli può venire di non pensare di non far fallo da dietro su una rincorsa sapendo di essere già ammonito. Ecco, le chiedo se in quel frangente, anche se eravamo a inizio partita, non le è venuta la tentazione di sostituirlo prima del secondo giallo oppure no? No, anche perché non mi lamento mai di niente, però le ammonizioni su Basit e su Buglio sono state frettolose, due falli normali, ne hanno fatti una decina loro uguali, non hanno subito l'ammonizione, allora non mi piace questa presa di posizione qua, però mai è andata. Decisivo Pelagotti, molto bene i due centrali di difesa, direi che nel complesso la squadra, anche quando lei poi ha cambiato modulo, no? Sia a fine primo tempo che all'inizio della ripresa, ha risposto alla grande. Se l'aspettava una risposta così in una partita così complicata anche da un punto di vista ambientale? Beh, che mi aspettassi una risposta sulla prestazione volitiva, sì, perché li alleno tutti i giorni, so che i ragazzi sotto questo profilo, ho sempre detto che non è una squadra di enorme esuberanza fisica nella struttura, ma grande tigna, e oggi l'ha dimostrato. Che sperassi di portare a casa lo 0-0 con due espulsioni e un rigore sbagliato, no. Ripeto, noi come avessimo fatto una grande vittoria, ci teniamo questo punto contro una squadra forte e ricominciamo mercoledì. Com'è andata la scelta di Belloni in coppia con Cutolo? Pensavo che per la tipologia di difesa alta che hanno loro, la tipologia di gioco che hanno loro, dove propongono sempre e ogni tanto lasciano scoperti, di avere la possibilità di ripartire con qualche trama veloce. Alla fine il primo tempo è stato, secondo me, equilibrato, ma le fiammate migliori dal mio punto di vista le abbiamo avute noi, non abbiamo fatto tirare mai Siena. Io non rammarico, però se avessimo giocato 11 contro 11 magari ci saremmo giocati le nostre chance. La stessa domanda aveva detto in settimana, non è il primo derby che giochiamo, abbiamo giocato già contro Lucchese e Pisa, adesso però ha visto insomma un po' l'atmosfera diversa per questa partita rispetto alle altre. L'atmosfera diversa è stata perché i nostri tifosi sono stati una miriade, quindi è stata una spinta costante per i giocatori, soprattutto in un momento di grande difficoltà come hanno attraversato in campo. Io credo che la squadra sia
quella di vita a trasportare la gente allo stadio, quella di vita a trasportare la gente sotto il profilo delle prestazioni, dell'entusiasmo. Oggi sono contento per i ragazzi perché hanno dato una prova di grande temperamento, di grande coraggio. Abbiamo fatto 50 minuti di esercitazione difensiva continua, siamo stati bravi. No, Alessandro ha fatto la sua partita, l'allenatore dell'Arezzo ce l'ha messa tutta per portare a casa un risultato positivo che alla fine probabilmente dal punto di vista loro hanno anche meritato e fa piacere per lui, credo che sia un bravo allenatore e gli auguro le migliori fortune. Si aspettava un Arezzo con Belloni e Cutolo davanti, mister, senza una prima punta di riferimento? No, forse non me l'aspettavo, ma sapevo che, conoscendolo, che giocatore di qualità uno tende a metterli in campo. Belloni è un giocatore che dà qualità e probabilmente ha voluto togliere un pochino di punti di riferimento a noi, però mi sembra che la mia squadra abbia gestito bene anche questa situazione dove non c'era una punta fissa. Più di un tempo in superiorità numerica, che cosa vi è mancato per vincerla questa partita? Un gol. Semplicemente un gol, è inutile girarci tanto intorno, abbiamo provato a farlo, non ci siamo riusciti, ma il calcio racconta che a volte meriti di vincere e non vinci, a volte non meriti di vincere, fai un gol sporco, fai un gol su deviazione, vinci per un'autorete, e probabilmente dobbiamo metterci nella testa che dobbiamo essere più cattivi sotto porta, però il campionato è lungo, il campionato è cominciato adesso e io sono contento della prestazione generale della squadra, è ovvio che mi dispiace per non aver vinto. Ecco, a proposito del fatto che è cominciato adesso questo campionato, quanto è stato difficile, mister, prepararlo con tutte le difficoltà che ha avuto la sua squadra e la sua società? È stato difficile, è inutile dire il contrario, è stato difficile perché non sapevamo quando e contro chi avremmo giocato e quindi tenere ragazzi sul pezzo e soprattutto non avere la possibilità di giocare e la partita ti fa crescere la condizione fisica, ti fa crescere l'affinità poi del gioco. Noi questo non l'abbiamo avuto, siamo partiti in ritardo, sotto certi aspetti io lo ritengo un campionato falsato perché comunque noi adesso andremo incontro a una serie di partite ravvicinate tra mercoledì e domenica e ormai è andata, dobbiamo accettarla e lavorare e cercare di fare il meglio possibile. Di nuovo insieme dal Caffè Amaranto di via Trento Trieste a tutto campo, sempre insieme a mister Agostino Iacobelli, ma questo telefono squilla perché ho visto che sei andato anche a Sport a chilometri zero, che ti seguo. Sì, grazie, no, questa settimana guarda comincia, sì. Due o tre telefonate le ho avute. Dei miei figli, della mia moglie. Lui è disponibile, vero? Molto, molto. Tu sei molto disponibile, molto, quindi se c'è una panchina... Metti il telefono sotto qua. No, non esiste un social degli allenatori per trovare... No, niente. No, ma a parte io non ci entrerei sicuramente. Però se vuoi ti metto il numero qua di telefono. Senti, adesso vediamo... Avete sentito anche le parole soprattutto di Dal Canto e quello che un po' l'Arezzo ha fatto, una sorta di allenamento difensivo. Vediamo di analizzare i due episodi. Abbiamo i fermi immagine dei due casi. Cominciamo da questo di Basit. Siamo al 39esimo del primo tempo. Dopo una lunga rincorsa che inizia al limite dell'area, Basit così si concede questa cosa, probabilmente un momento di esuberanza eccessiva giovanile. Entra in quel modo rischiando di prendere anche un rosso diretto. Peraltro era già ammonito, quindi con un giallo sulle spalle fare un intervento di questo tipo, insomma. No, ma veramente inconcepibile, perché è un fallo da dietro. Siamo a 60 metri, 70 metri dalla porta. Io posso capire, sei ultimo uomo, allora posso capirlo un fallo. Ma è un fallo veramente inconcepibile, perché poi entra quasi a forbici, entra con la palla che un maestro, l'avversario aveva già spostato, quindi poi è detto bene te, sapendo che eri già ammonito, per me anche se non era ammonito lo buttava fuori direttamente, perché un fallo veramente, è vero che è giovane, però non mi sembra che non è neanche la prima volta che è incappato in cose del genere, quindi però tu così metti nei guai la tua squadra, il tuo allenatore, i tuoi compagni, quindi sono falli, mi dispiace, però io non li accetto questi. Tra l'altro è un giocatore che alterna delle cose meravigliose, aveva impressionato tantissimo nelle prime due trasferte, quella di Lucca e quella di Pisa. Anche ieri, a parte questo episodio, insomma, era un giocatore di grande sostanza e presenza in mezzo al campo. Poi ha avuto sia con l'Arzachena, perde palla e c'è il gol dell'Arzachena, e poi ieri appunto questa sicuramente un altro tipo di episodio che ha diciamo penalizzato la Arezzo.
No, ma qui non si discute il giocatore, le qualità, perché lui come giocatore in quel ruolo lì è bravo, perché sa giocare, è intelligente, l'ho detto mille volte, però io non posso capire, è vero, è giovane, ma il giovane non è una giustificazione, perché il giovane gioca titolare in Lega Pro ad Arezzo, siamo in un derby, non puoi fare un intervento del genere, mi dispiace, io non sono, perché poi sono stato calciatore, capisco, però proprio perché sono stato calciatore, sono stato lì in mezzo lì, tu così metti a repentaglio la partita, i tuoi compagni e tutto in un derby. Poi capisco la determinazione, la voglia, però quando non c'è la palla entrare così, te l'ho detto, per me lo buttavo fuori anche senza, se non era stato ammonito, mi dispiace dirlo, ma è la realtà. Seconda espulsione, secondo episodio, che questo poteva avere un peso addirittura superiore, siamo nell'ultimo quarto d'ora, Sala, vedete, trattiene vistosamente per la maglietta, che è proprio tiratissima, l'arbitro vede, calcio di rigore, poi per fortuna para Pelagotti. Questo, diciamo, nell'area di rigore succede, però insomma è abbastanza eclatante, insomma, cioè che si vede proprio così bene, no? Ma se tu guardi bene, guarda la posizione dell'arbitro, l'arbitro ha tutta la visuale proprio, perché sai, molte volte se ti passa uno davanti, sai, in area su queste palle inattive l'aria è sempre piena, invece se guardi bene la sfortuna, diciamo così, vuole proprio che l'arbitro guarda proprio lì e non c'è nessuno davanti, quindi la maglietta si vede benissimo che Sala la tira, poi il rigore l'arbitro o si gira dall'altra parte, ma l'ha visto benissimo, si vede nettamente la maglietta tirare la maglietta, e quindi poi fortuna vuole, meno male che il nostro Beppe Lagotti la parata, però purtroppo l'arbitro lì lo deve dare rigore. Allora sentiamo proprio Pelagotti insieme a Luciani. Beh, partiamo dal rigore, perché è stato l'episodio che ha deciso la partita, probabilmente, quasi sicuramente, no? Sarebbe stato il gol decisivo per il Siena, poi la partita d'Arezzo non so se sarebbe riuscita a recuperarla con due uomini in meno, insomma come gliel'ha intuito? Partiamo dal dire che non so se c'era o non c'era, sinceramente non è riuscito a vedere l'azione, quindi, però insomma penso che l'arbitro oggi abbia fatto un pochino più per loro, però questo ci tenevo a dirlo, perché insomma è stato un po' senso unico l'arbitraggio. Detto ciò, il rigore l'ho intuito grazie all'allenatore dei portieri, che mi manda video e quindi abbiamo la possibilità di studiare i giocatori. In questo caso addirittura me l'ha detto proprio lui alzandosi dalla panchina, quindi siamo un bel gruppo noi portieri e insomma facciamo un grande lavoro anche con Riccardo, quindi merita a tutte e tre. Per fortuna che Cianci non l'ha sentito quando ti ha detto dove tirare. Sì, abbiamo dei segnali particolari, quindi per fortuna è andata bene, dai. Senti, è un punto meritato alla fine, nonostante tutto. L'Arezzo l'ha giocato prima in 10, poi in 9, ma alla fine, se diciamo che non ha rubato niente, sei d'accordo? Sì, sono d'accordo, abbiamo fatto una grande partita, insomma siamo rimasti in 9, quindi di più sinceramente non so se si poteva portare a casa. Penso che finché siamo rimasti 11 contro 11 abbiamo tenuto bene il campo, abbiamo avuto anche qualche occasione dove potevamo passare in vantaggio, anche se sono state poche, perché purtroppo dopo mezz'ora credo siamo rimasti in inferiorità numerica, quindi questo ci ha privato un po' del nostro gioco, però insomma siamo stati veramente cinici e battaglieri fino in fondo. Come sta vivendo questo inizio di stagione a livello personale, visto che tra Lucca, Pisa e questa sera insomma Pelagotti ha messo le mani su diversi punti di quelli fatti dall'Arezzo? Beh, con normalità, sono tranquillo, nel senso cerco di dare sempre il massimo sia nell'allenamento che in partita, e ho stimoli grossi, grandi sia per cercare di vincere con l'Arezzo, sia per tornare in Serie A, perché sinceramente voglio tornare in Serie A in qualche modo, quindi cerco di dare sempre il massimo, però soprattutto mi piacerebbe vincere veramente con l'Arezzo, sarebbe un sogno. Stiamo continuando a far vedere chi siamo, ecco. Siamo partiti con i piedi per terra e continuiamo veramente ogni partita ad averli. È stata una partita veramente particolare, una di quelle gare che ti regala delle soddisfazioni enormi. Il derby contro il Siena, sentire il nostro pubblico al fianco, perché veramente sembrava di giocare in casa, e li ringraziamo veramente con tutto il cuore. Speriamo già domenica prossima di potergli dare una soddisfazione più grande di questa, anche se so che questa è stata veramente una bella soddisfazione.
Per quanto riguarda la gara, ecco, c'è da commentare senza dubbio il fatto che non abbiamo preso gol, perché in fase difensiva siamo stati impeccabili. Non ricordo veramente tante occasioni loro, se non queste palle alte su questi due bestioni che avevano lì in avanti. Queste partite penso che ti diano una solidità tale che ti facciano capire che gruppo c'è, perché i ragazzi seguono i più grandi e quando si fanno degli errori penso che abbiano già capito che tipo di errore hanno fatto e già dalla prossima partita non commetteranno mai più. Il terzo derby che giochi qua, uno l'hai vinto, uno l'hai pareggiato stasera, uno l'hai perso l'anno scorso, quale ti è rimasto più in testa? Questo è il quinto, questi da Siena. Sì. Venivo da una vittoria 2 anni fa, una sconfitta immeritata l'anno scorso e veramente un bellissimo pareggio quest'anno. Penso che senza dubbio quello del primo anno mi rimane un pochettino più impresso, perché dal 1964, dalla data di nascita di mia mamma, ecco perché anche me lo ricordo, l'Arezzo non vinceva a Siena. Però se, al secondo gradino senza dubbio posso mettere questa bella soddisfazione che ci siamo presi oggi, perché in 9... Ragazzi, è stata veramente dura contro una corazzata, contro una squadra che predilige il palleggio come noi, e siamo stati bravi ad arginarli, a non commettere errori dietro e a far sì che comunque possiamo portare a casa un punto d'oro. Ecco, è stato bravo Alberto nell'occasione del rigore, ma ce l'abbiamo perché deve parare. Insomma, un Pelagotti e Luciani, che poi è sempre stato lì, uno degli ultimi superstiti dei gruppi delle ultime stagioni. Io però, sai, questa cosa di un po' non essere andati lì con una punta, un po' ripensandoci, no? Perché comunque no. Tu dici, no, dimmi. No, ti dico, cioè, secondo me l'ha pensata così per aver avuto i suoi motivi. Non è che un allenatore si sveglia la mattina, secondo me l'ha preparato tutta la settimana, gli voleva far male con altre caratteristiche delle punte, perché poi cioè non è che mettendo due giocatori fisici tu la vincevi. Avrà avuto le sue buone ragioni, anche se obiettivamente non sono neanche due mezze punte, perché Cutolo è più un esterno trequartista, Belloni è quasi un centrocampista, questo ti lascia un po' perplesso, però non credo che dal canto l'ha fatto perché ha avuto le sue buone ragioni. Vabbè, su questo non ci piove, e poi non abbiamo ovviamente la controprova, quindi Brunori nel secondo tempo è anche entrato, chiaramente in un contesto cambiato, sì, rispetto a quella che poteva essere la formazione iniziale. Lì ha sfruttato più la fisicità, secondo me, nelle palle dietro, nelle, sì, palle inattive e tutto. Beh, quindi, certo, bravo. E sempre dal canto dell'intervista dice: abbiamo degli evidenti limiti, che forse si riferiva ai limiti di gioventù. Cioè, sì, l'ha detto benissimo, io te l'ho detto, io. A me non mi piace arrabbiarmi tanto perché sono allenatore e sono stato calciatore, però. Ma Basit cosa gli avresti detto? Tanta roba. Credimi, io sono una persona molto tranquilla, ma tanta roba, guarda. Perché per me non è che avere personalità significa fare. Quello non è personalità, perché la personalità è tutto. Per il mio concetto è tutta un'altra cosa, però. Così non puoi fare. Io ero uno che menava da giocatore, mi piacciono i giocatori, anzi, io dico sempre: quando c'è da vincere un contrasto va vinto sempre, però ci deve essere la palla di mezzo, perché così entrare da dietro così, te l'ho detto, sono falli brutti. Ora abbiamo visto, intanto parlavamo prima delle squadre che sono rimaste a secco, abbiamo visto che anche il Pisa è rimasto a secco con l'Arezzo, è rimasto a secco anche ieri, nonostante ci sia un certo Moscardelli, però sembra che fatichi la squadra di D'Angelo. Sì, io l'ho vista anche contro l'Arezzo, fa molta fatica. Poi hanno anche un modo di giocare molto diverso, perché giocando con i cinque difensori fai più fatica ad arrivare sul fondo e a portare la palla davanti. Però ora la fase difensiva sono quasi tutti preparati. Il problema dei campionati ora è sbloccare la partita, perché se riesci a sbloccarla dopo si cambiano tutti gli equilibri. Ma sullo 0-0, soprattutto le squadre che giocano fuori casa, fai fatica a fargli gol, o ti inventi le palle inattive, oppure faccio un esempio, però se il Siena segnava il rigore ieri, cambiava tutto, perché tu eri obbligato a recuperare, loro la gestivano in modo diverso, però te l'ho detto, meno male, quindi fai molta più fatica a far gol che a prenderlo, che far gol non è facile.
Non è così scontato. No, nessun campionato. Lunedì l'Arezzo giocherà in posticipo, è stato scelto questo suggestivo Arezzo Pontedera tra tutti i posticipi che potevano scegliere. Ma c'è il Renate, senza nulla Renate. Tornerà a trovarci, credo, Mario Somma che fa il commento tecnico, sì, lo sai. Grande, no? Mario, lo sai, come no? E che partita poi? Perché poi io credo che quando coinvolgono nei posticipi magari squadre come il Pontedera, che già spesso sono difficili da affrontare di loro, la ribalta televisiva gli fa fare, no? Magari quella partita che forse non avrebbe... La voglia, è vero, è vero, è vero. Già sono partite, sai, Pontedera, senso non me ne voglia, però già Arezzo ha visto altre platee, altri campi. Però se vengono qui, già dicevi bene te, è una squadra che... E ti dicevo prima, fai fatica a fargli gol e cambiare risultato. Poi con il fatto c'è la diretta TV, molti giocatori sanno che sono visti da tanta gente e ci mettono quel 10% in più che fai ancora più fatica a sbloccarla. Vedremo come finirà e noi dobbiamo, credo ci vedremo forse martedì. Va bene. Penso. Presumo. Speriamo, lo so. Penso, no? Comunque dopo... Perché tu martedì già non fai la prima seduta della tua nuova squadra. Sì, speriamo. Tanto il numero è passato tutto. Bene, grazie da questo Jacobelli. Tra poco ci verrà a trovare il nuovo presidente di Orgoglio Amaranto, tra poco. Terza parte di A Tutto Campo, qui dal Caffè Amaranto di Via Trento Trieste. Ci è venuto a trovare il nuovo presidente di Orgoglio Amaranto, Marco Amatucci, benvenuto. Grazie. Allora, siamo all'indomani proprio del derbissimo di Siena, intanto come l'hai vissuto da tifoso? Da tifoso, diciamo in maniera molto diretta, perché ero presente, ero in curva con gli altri, tra l'altro del direttivo, e è stata una serata molto impegnativa, ecco, dal punto di vista appunto emotivo e anche passionale, perché... Sono tornato a casa senza voce, quindi qualcosa vorrà dire, insomma. È stata una bella prestazione da parte della squadra, di carattere, voluta. E in 9 contro 11 veramente è stata una soddisfazione tornare a casa, insomma, con un risultato positivo. Ancora una volta, diciamo, dal punto di vista del tifo, il derby l'ha vinto la Arezzo. Ah sì, ora loro erano in una situazione un po' particolare perché erano un po' in polemica per il mancato ripescaggio, sì, quindi insomma è stata una cosa un pochino atipica, però diciamo che noi il nostro l'abbiamo fatto come sempre, penso. Eh sì, perché insomma è stato un vero e proprio esodo, tra l'altro è successo anche, c'è stato un piccolo contatto prima della gara, così ci hanno raccontato, poi vedremo che cosa accadrà, anche questo fa parte, no, delle storie del derby. E una partita che è arrivata proprio pochi giorni dopo il vostro appuntamento, no, di venerdì scorso, in cui di fatto è stato l'inizio, no, di questa nuova era di Orgoglio Amaranto. Sì, diciamo che c'è stato questo avvicendamento, però è un avvicendamento che in realtà muta poco l'assetto del comitato, nel senso che io sono stato eletto presidente, però è sempre presidente Duccio Borselli, che era il vecchio presidente, sempre presidente Roberto Cucciniello, che tutti conoscete. C'è stato un allargamento del comitato direttivo, nel senso che ora siamo in 11 e quindi io dico sempre che siamo come una squadra di calcio, perché ognuno ha il suo ruolo, chi gioca insomma in un... da una parte chi da un'altra, però io sono quello che un po', diciamo, coordina le attività, ma non ho gestione diretta di nessun tipo di attività a parte il comitato, perché sono 11 persone che si mettono insieme e cercano di fare il bene del comitato in primo luogo, poi anche della società, insomma. Ecco, in quella che è stata la travagliata stagione scorsa, varie volte, no, abbiamo rimarcato il fatto che se non ci fosse stata la presenza del comitato, probabilmente quella storia non sarebbe finita bene, no? Ma sì, è stata una cosa anche insperata, no? Da un certo punto di vista, perché raccogliere quello che è stato raccolto è stato veramente un gesto, diciamo, grande, ecco, da parte di tutti gli aretini e poi anche, ripeto, Duccio Borselli e Roberto, che sono veramente dannati l'anima per raccogliere queste somme. Poi è chiaro che l'apporto del presidente è stato determinante, così come degli altri imprenditori di Arezzo, però tutti insieme siamo riusciti veramente a tirare fuori il meglio e risolvere questa situazione, insomma, questo è inevitabile. Cosa ti piacerebbe fare sotto il tuo mandato? Cioè, hai detto alcuni degli obiettivi, no, che vorresti realizzare. Ma allora non è proprio il mio, cioè è l'intento condiviso, ripeto, da parte del Consiglio, perché è stata una cosa di cui abbiamo discusso lungamente anche prima della mia elezione. La nostra intenzione sarebbe quella di allargare ancora di più la base.
non perché non siamo sufficientemente numerosi, ma perché secondo me, secondo noi comunque è sbagliato questo meccanismo dell'una tantum, cioè quando c'è bisogno tiriamo fuori i soldi, poi ognuno rimane un po' nel suo ambito. Vorremmo cercare di coinvolgere ancora di più la città nelle iniziative che vogliamo fare, sia in termini positivi, una è stata la consegna della fascia da capitano che ha avuto un notevole successo, però anche mettersi al servizio della città con opere di volontariato, cercare insomma comunque di ricevere in cambio un apporto insomma anche in termini di partecipazione più, diciamo, più numerosa e effettiva, insomma. Il calcio è la base di partenza poi per attività che sì, dialogano con la città. Sì, infatti questo progetto di trasformazione in ente del terzo settore che vorremmo fare, per la verità, mette in primo piano il luogo, diciamo, della solidarietà sociale e poi di rimando anche quello sportivo, quindi c'è un po' un capovolgimento dell'impostazione che abbiamo avuto finora. È un progetto difficile, però insomma, siccome c'è una base numerosa, ci sono tante persone che si stanno dando da fare, contiamo comunque di portarlo a termine. Ci sono dei tempi un po' più lunghi perché rispetto al preventivato, questo registro unico nazionale che raccoglierà tutte le associazioni verrà istituito probabilmente soltanto l'anno prossimo, quindi c'è una fase di passaggio e stiamo cercando di gestirlo al meglio. C'è anche una nostra collega Erika Cherici, tra l'altro, no? Sì. No, no, Erika poi tra l'altro è stata anche una sorpresa perché non la conoscevo personalmente, però si sta dando da fare tantissimo, anche dal punto di vista della comunicazione sta mettendo in atto delle cose veramente interessanti, quindi insomma stiamo cercando di evolverci in maniera positiva. Eh sì, tra l'altro lei faceva parte anche di questa trasmissione tanti anni fa, dialogava con i tifosi via messaggio, quindi ci fa piacere poi vederla e rivederla anche in questo ruolo. I rapporti con la società e con appunto il presidente La Cava, con il vice Anselmi, che è quello anche ovviamente più a contatto essendo aretino. Allora, intanto c'è Roberto Cucinello che per ora è sempre rimasto nel SLO e comunque anche nel consiglio di amministrazione della società, ora decidiamo un po' quello che conviene fare. Io, diciamo, ho ricevuto un mandato per curare dei rapporti con la società che tra l'altro sono stati estremamente cordiali fin da subito, anche col vicepresidente La Cava ci siamo visti, è stato un incontro estremamente positivo, anche col presidente, insomma, ci siamo incontrati, Pieroni eccetera, quindi siamo, diciamo, in sintonia, ecco. Poi è chiaro che il nostro ruolo sarà quello di controllare che poi la società vada nella direzione giusta, ma su questo io ho pochi dubbi, anche perché c'è Grazzini che insomma è una persona sicuramente affidabile da questo punto di vista, che sta controllando i conti, quindi siamo fiduciosi. C'è stata questa bella iniziativa della fascia di capitano, il bozzetto scelto dai tifosi, varrà per Cutolo, capitano dell'Arezzo, ma poi varrà per tutte le formazioni giovanili e per l'Arezzo calcio femminile. Sì, ora venerdì, tra l'altro approfitto dell'occasione, sì, perché c'è la consegna della fascia a Agnello Cutolo a Villa Severi, quindi chi fosse interessato a partecipare chiaramente ci farebbe piacere. Ci saranno appunto presenti i capitani delle giovanili, ci sarà presente la società che comunque ha detto che farà avere il suo apporto. È un'iniziativa che ha avuto un notevole successo, è partita un po' per gioco, ma abbiamo avuto quasi 400 voti allestendo il gazebo, diciamo, all'ultimo, prima della partita, quindi insomma è un'iniziativa che sicuramente va ripetuta e anzi qualche altra tifoseria ci ha chiesto, diciamo, di poter copiare l'idea, ma su questo non ci sono problemi perché comunque è un'idea che sicuramente può essere fatta da tutti, insomma può essere attuata da tutti. Perché poi Orgoglio Amaranto è diventato una sorta di modello da seguire anche per altre tifoserie. Ma, diciamo, è stato uno dei primi, diciamo, modelli da seguire, sì, perché comunque ci sono implicazioni anche dal punto di vista dell'azionariato popolare, che è un modello che fatica a farsi campo in Italia, perché a farsi largo in Italia perché ci sono notevoli difficoltà oggettive. All'estero, diciamo, questo modello è più impiantato e sta avendo dei risultati, diciamo, maggiori. Noi cerchiamo di mutuare un po' quei principi che sono espressi anche nel calcio inglese, cercare di allargare, come dicevo, la base comunitaria, quindi diciamo dei soci, per cercare poi di portare avanti anche iniziative sociali. Sicuramente questo è un progetto, ripeto, difficile, però ce la possiamo fare secondo me. Sarà per i risultati che per il momento, no, baciano l'Arezzo, sia perché questa squadra appunto ha suscitato già una certa empatia, anche perché appunto una gara come quella di Siena, dove in 9 con un rigore contro riesce a non perdere, e un po' per la nuova società, per la grande paura della passata stagione. Insomma, ci sono una serie di motivi per cui si respira un clima molto positivo attorno all'ambiente amaranto.
Ma sì, intanto c'è da dire che perlomeno non ho portato male, perché ho fatto due partite, diciamo, quattro punti, quindi diciamo la media non è negativa. E no, ma a parte gli scherzi, mi sembra che la squadra sia assolutamente costruita bene, cioè ci sia un criterio logico nella costruzione. Anche il mister mi sembra che metta in campo veramente in maniera, diciamo, accorta, e sicuramente ci sono dei mezzi tecnici, insomma, che forse l'anno scorso da certi punti di vista non c'erano. Ora, quest'anno sicuramente è una squadra quadrata che fino alla fine secondo me potrebbe dire la sua in certi ambiti, poi bisogna vedere se la fortuna ci assiste come fino ad oggi, però sicuramente i mezzi ci sono, secondo me. Intanto siamo in un momento molto caotico, perché poi anche con l'ultimo intervento del decreto del governo rischia di, perché sostanzialmente poi da legale chiedo qui, il TAR sarà competente, no? Nei casi di quando ci sono, insomma, delle squadre e delle società che chiedono il ripescaggio, e vale anche per le controversie in corso, quindi in teoria il TAR sarà chiamato di nuovo a ridiscutere i casi del Siena, del Novara, eccetera. Sì, ora dal punto di vista legale penso che il discorso sia un pochino complesso, sì, da affrontare in questa, però sicuramente c'è qualcosa che non va, nel senso, come tempistica sicuramente non, i fatti lo dimostrano, insomma, non si riesce a iniziare un campionato in maniera regolare, e questo va anche a discapito dello spettacolo e anche delle squadre che devono comunque partecipare a un campionato. C'è questo difficile collegamento tra giustizia sportiva e giustizia amministrativa che non è ancora regolato in maniera efficiente, si vede, però io penso e spero che comunque chi di dovere comincerà a pensarci seriamente, perché in questo modo veramente si rischia di falsare i campionati in maniera definitiva, insomma, cioè, lasciando trascorrere tutte queste giornate senza avere un punto certo è veramente un disastro, insomma. Infatti abbiamo visto un campionato con un equilibrio, ora sono entrate, hanno iniziato a giocare, a parte il Siena, ma il Novara, la Provercelli, e già sembra che alcuni equilibri sono già cambiati. Sì, poi insomma, ora non sono un tecnico, però mi immagino che preparare una squadra per un tipo di campionato e poi trovarsi in un altro veramente diventa difficile anche per il Siena. Penso che questo non sia stato assolutamente positivo, a parte il riscontro, diciamo, psicologico che uno può avere nel confidare in un campionato di Serie B, invece trovarsi dopo in quello di C, però insomma, a parte questo è assolutamente da evitare qualsiasi tipo di latitanza, ecco, da questo punto di vista. Grazie a Marco Matucci, in bocca al lupo per questo nuovo incarico. Crepi il lupo. E ci vediamo la prossima settimana.